Analisi tecnica, supporti e resistenze dinamiche, oscillatori, ipercomprato, ipervenduto, medie mobili, rialzo ribasso, candele giapponesi, il pattern del giaguaro e la zuppa di cipolle, i due famosi pattern delle candele giapponesi, sicuramente li conoscerete. A volte mi capita di vedere dei grafici su internet con talmente tanti indicatori e linee di tendenza che non ci si capisce niente, possono dire tutto e il contrario di tutto. Ecco, questa è l'analisi classica, è l'analisi completamente soggettiva. La differenza tra analisi classica e analisi moderna sta nel computer. Il computer vi permette di testare in maniera rapida ed efficace se quel particolare pattern che voi avete scelto, che sia la media mobile, la candela giapponese, la media mobile, tutto quello che vi pare, ha funzionato nel passato. Un po' come l'aspirina, perché prendete l'aspirina la prendete perché fa passare il mal di testa, semplicemente l'hanno testata, hanno dato a 100 persone col mal di testa e hanno visto che a 98 faceva passare il mal di testa, a una glielo aumentava e l'altra l'ha ammazzata, però in media diciamo che nel 98% dei casi l'aspirina toglie il mal di testa. La stessa cosa la borsa, dovete trovare un pattern, testarlo, se funziona dovete applicarlo. Quindi l'analisi tecnica moderna è quella che viene dopo il mambo jumbo, quella classica. Diciamo di solito quando si parla di analisi tecnica tutti storcono il naso, perché è una cosa da ragazzini, da forum, da linee di tendenza, stocastici frattali. Vero, perché non serve assolutamente niente, ma dall'analisi tecnica classica è nata l'analisi tecnica moderna, cioè quell'analisi tecnica che funziona. Dall'analisi tecnica moderna al trading system, il passo ovviamente, capirete, è breve, l'algoritmo esegue automaticamente col trading system la formula che gli proviene dall'analisi tecnica moderna. Quindi nel nostro corso Uscire in Borsa, che calca questo proscenio dei mercati finanziari da oltre 30 anni, noi insegniamo sia l'analisi tecnica classica, perché è impossibile non conoscerla, ovviamente la facciamo un po' così, ma soprattutto quella moderna, cioè vi diamo quelle indicazioni che vi permettono di applicare delle regole scientifiche e non diciamo dei bla bla bla. Io ho diciamo, identificato un mio particolare metodo che si chiama metodo Tomasini, che è un metodo che ho enucleato in un libro che sta andando per la maggiore, un libro che abbiamo pubblicato da poco, che è questo, è il libro Sistema di Trading Tomasini, che abbiamo venduto in centinaia di copie, e questo libro si basa sulla lettura dei massimi e dei minimi, un libro ovviamente che vi consiglio di comprare, ma che approfondiremo come contenuto all'interno del modulo analisi tecnica del corso Uscire in Borsa. Se volete informazioni su questo modulo del corso le trovate ovviamente qui sotto. Se diciamo non volete spendere i soldi per l'iscrizione al corso Trader, che comprende tre moduli, fondamentale, tecnica e trading system, potete partire comprando questo libro e capire che cos'è questo metodo e per poi a vederlo nella pratica. Ovviamente se siete interessati qui sotto trovate il link. E non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video editoriale su giornale.it.